duri come il cemento e secchi come a morte. Secchissimi. Si è rotato un pezzettino. Ah, vabbè. Strano, eh? Anche col secco. Andiamo a vedere il secondo. Eccolo qua. Come vedete, purtroppo sono molto 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 secchi. Bianco così? Sì. Ah, questa parchese è bruciata il suo. Siamo stati premiati. Secco in ceneria. Ah, sì. Vediamolo. È lui. Bellissimo, ma purtroppo secchissimo, perché è così. Anche l'altra volta abbiamo trovati più o meno così. Bianco. Qui c'è un bel Satanus. E adesso andiamo ad Ortansa, che ne ha trovato un altro, andiamo a vederlo. Vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Eccolo qua. Eccolo qui sotto. Un altro bellissimo esemplare. Bello quello. Ah sì. Questo ha goduto un po' di più dell'umidità del riparo dell'erba. Andiamo avanti, vediamo se ne troviamo anche altri, ma per il momento ne abbiamo già trovati tre. Siamo contenti, molto contenti. L'ultima volta l'ho trovato qui sotto, vicino a queste due amanite. Era qua in fianco. Questo crostone bellissimo che ci regala sempre tanti bei porcini. Vediamo se ne vediamo qualcun altro. Speriamo. Anche se comincia a essere veramente molto molto secco. Eccone un altro. Eccolo qua, non l'avevo neanche visto. Torniamo giù. Torniamo giù a vederlo. Eccolo qua. Vediamo se riesco da solo a farvelo vedere. È bellissimo anche questo, purtroppo è secchissimo anche questo qua. Eccolo qui. Secco ma molto 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 bello. Andiamo avanti. Sicuramente non è passato nessuno, perché se no sarebbe impossibile, ne avessimo già trovati quattro. Quindi cerchiamo di guardare molto molto bene. Ecco che appare qui sotto i miei piedi un altro bellissimo red, come lo chiamiamo noi. Qui in fianco un altro che sta nascendo. Qui c'è un altro. Un
molti molti funghi. Per essere secchissimo stanno nascendo veramente tantissimi funghi, veramente tantissimi funghi. Purtroppo non riescono a crescere perché è troppo secco, non ricevono la giusta umidità, la giusta quantità d'acqua che non li fa sviluppare, purtroppo. La settimana prossima mettono pioggia, ma calo brusco delle temperature. Un altro bellissimo ritrovamento sempre nella stessa zona, il nostro amico Giovanni, che l'altra volta era il nostro cameraman di fiducia, ha trovato questo bellissimo porcino nascosto. Beh, aspettiamo che faccia le foto prima di togliere qualsiasi cosa. Questa è una scoperta veramente bella, difficile da vedere, era veramente molto nascosto. Ha sfruttato l'umidità del buco e in mezzo alla terra ed è riuscito a nascere. Adesso Giovanni lo toglie e lo mettiamo in sacca. C'è un po' di aria fresca oggi, frizzantina. Ecco che si smamma, com'è bello grosso, com'è bello grosso. Dopo qui è impossibile lasciare integro la zona per tirarlo fuori, è praticamente impossibile. Però è talmente bello che non vale la pena, cioè non ha... Guardate che gambo, che gambo, bellissimo. Veramente un peccato distruggere la zona, ma per tirarlo fuori non c'è altro modo. Ottimo e anche perfettamente conservato. Sì, è un po' verdino, però cerchiamo di richiudere tutto nel migliore dei modi. Com'è stata la salita? Com'è lì polpacci, Dio? Già? Oh, ecco qua, le nostre amate radici. Uno più piccolo e uno un po' più grande. Beh, questo... Quello non so se sia un porcino, però... Sì, porcino. Voglio passarlo lì. Rotto? No, si accava proprio subito. Richiudiamo il buco. Ecco qua, perfetto. Questi sono proprio giovani. Cosa facciamo? Lo lasciamo? Lo portiamo a casa? È un po' dentro alla roccia. Eh sì, dentro alla roccia, come Excalibur. Questo fungo lo chiamiamo Excalibur. Saluto. Vabbè. Lasciamo qua. Mettiamo tutto. Eccolo qua. Bene. Avanti. Cerchiamo il prossimo. Allora, abbiamo visto questo per primo. E vicino, sempre sulla stessa linea, per la teoria che il micelio comunque si trasporta lungo la stessa linea, ne abbiamo trovati altri tre, tra cui questo che è un bellissimo esemplare, e vorrei dirvi che in questa zona è uno dei più grossi che ho trovato, molto belli, bello fresco. Questi di sicuro lo metto dentro, mi insetto. Sono più buoni. Questo è veramente, credo, il più bello di oggi, come freschezza. Richiudiamo un buco. Questo è proprio bello. Molto buono il profumo anche. Andiamo via un po' di erbetta. Sì. Questo sì, è proprio bello.
E adesso togliamo anche questo. Beh, è il porcino per eccellenza, sì, sto qua. È più bello che abbiamo mai neanche in montagna. Ti immagini un porcino là così. Non è che dall'altra parte ne abbiamo trovato così. Vero? No, ma ho visto dove nascono. Tu non li avevi visti? No, perché eravamo per terra io. Ne cammini che ho visto. Io l'ho visto da lì. Allora, altro ritrovamento triplo. 1, 2 e 3. E 4 là in fondo, qua sta doc che abbiamo trovato è grande l'altra volta, su sto slargo qua. Una bombetta, eh? Questo è proprio bello, veramente bello. Anche questo non è per niente male, e ha comunque un bel gambo, gambo. Sono tutto gambo qua. Guarda. Tutto gambo, guarda questo. Guarda questo. Adesso, adesso rivemo. Abbiamo trovato una fungaia. Un porcinello però. Andiamo a vedere piano piano avanti se ce ne sono altri. Andiamo a andare piano. Quello è un porcinello questo qua. Che sogno ragazzi. Questo? E là davanti l'altro. Ah, eccolo qua l'altro. L'ha trovato Ortansa. Bellissimo anche questo. Aspetta che ne avevo visto. Gambo forse un po' più magro. Mettili tutti qua. Però ne avevo visto, no? Bellissimo anche questo. Ma porcinella. Questo non so se sono porcini che vengono su. Bellissimi. Altro bellissimo ritrovamento sul prato, su erba alta. Un bel prato. Adesso mio amico Giovanni mi tiene l'ago pro e io lo tolgo. Vediamo qua. Un bel gambo bianco. Bianco, bianco, bianco. Eccolo qua, è un po' avanti, poverino lui, però lo teniamo, copriamo il buco, eccolo qua. È un fio avanti però, suona ancora. Sulla strada, proprio sulla strada. 1, 2. Uomo, senti come suona. Questi qua probabilmente sono red. Adesso li guardiamo. Adesso li guardiamo uno a uno. Allora anche questo. Questo è un red. Questo è un red. Quindi questi sono tutti red. Questo, questo no, è un red. Questo no. Quello là ne ha trovato un altro. Insomma, questi funghi dappertutto, Tosi. Amici, no, ci sono funghi ovunque. Giovanni è impazzito, fra poco si spara in testa, non sa più cosa fare. Vi faccio vedere questo intanto. Faccelo vedere, vecchio. Bellissimo, sentite come suona, guardate la Ortansa che contenta che è, oggi ha trovato un fungo più bello della giornata. Vi metterò delle foto in descrizione. E questo è uno, cioè non so se potete osservare che bestia, eh? Che bestia, è proprio una bestia ragazzi. Cioè io non so più cosa pensare della giornata di oggi. Una cosa che posso pensare è che siamo il 14 di ottobre ragazzi. 14 di ottobre, sono le 5 della sera, no scusate, sono le 6 quasi. Guardate che porcini, momo, senti come suona, guardate la felicità, la felicità. Adesso andiamo a vedere l'altro, eccoli qua. L'altro di Ortansa andiamo a vedere. Eccolo qua, a pochi metri di distanza. Eccolo qua. Bellissimo. Eccolo qua. È un po' buio però. È lui, senza ombra di dubbio. È lui.
Eccolo qua. Buonissimo. Sta cominciando a diventare giallo, ma è ancora molto fresco questo. Si vede poco perché purtroppo qui è un po' buio. Tripletta. Ciao ragazzi, volevo fare la chiusura di questa bellissima giornata. Siamo 14 di ottobre e c'è ancora il sole. Da domani in teoria cambiano le temperature e quindi si abbasseranno molto le massime. E non so se questa è l'ultima uscita a funghi di quest'anno, ma probabilmente è così. Volevo con questo video salutare le mie montagne che quest'anno mi hanno regalato veramente molto e invitarvi a iscrivervi al mio canale e a restare collegati, perché tra pesca e funghi l'anno prossimo ne vedremo delle belle. Un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno seguito oggi. Ciao.